terrorismo e lotta alla mafia, gli argomenti affrontati a margine della festa della polizia dal prefetto Nicolò Marcello D'Angelo, vice capo della polizia. Il suo è stato un ritorno nella sua città perché il numero 2 della polizia è nato nella zona di Torre di Ligny. In questa giornata, che messaggio lanciare alla comunità alla luce delle forti tensioni sociali con il rischio di attentati sempre dietro l'angolo? Ma tanto che bisogna sempre reagire, non bisogna mai cedere alla paura, questa credo che sia la prima cosa fondamentale. Bisogna avere anche fiducia nelle istituzioni, fiducia anche in noi stessi e nella nostra capacità di reazione del nostro paese, che lo ha dimostrato anche nei tempi più bui della storia della Repubblica. E credo che questo sia il segnale. Noi ci siamo, ci saremo sempre, anche il nostro motto esserci sempre lo dimostra, le forze dell'ordine sono vicine ai cittadini. Tanti successi nella lotta alla mafia anche in materia di sequestri e confische di beni, però c'è un boss ancora da catturare, Matteo Messina Denaro. Lo prenderemo, non esiste nessun latitante che sarà latitante per tutta la vita, o prima o dopo lo prenderemo. La festa della polizia si è svolta questa mattina alla Villa Comunale Margherita, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, presenti tra i viali alberati, anche gli studenti trapanesi che hanno fatto da cornice alla manifestazione. La cerimonia si è conclusa con la premiazione degli agenti che si sono distinti in particolari operazioni di servizio.